Nella campagna elettorale del fronte del sì, lei viene citato insieme a Fini, D'Alema, Meloni, Quagliariello, De Mita, come casta. Quando c'è un sì e un no, le compagnie sono obbligate, si giudica sul merito. E quando uno poi cerca invece di giudicare, di dare una valutazione in base alle compagnie, lo fa anche delle volte per evitare di discutere il merito. Senta, la lettera che ha inviato Renzi agli italiani all'estero è stata una violazione? Una violazione. Qui c'è poco senso dell'istituzione. Mi pare che il senso dell'istituzione cade sempre di più. Ognuno cerca di utilizzare la posizione in cui si trova sul filo. Una volta si diceva sul filo della legalità, e chi ha responsabilità non deve stare sul filo della legalità, deve stare nella pienezza della legalità. Quindi è che stiamo perdendo il senso delle istituzioni. Fatti di questo genere non è che possono essere condannati formalmente, però chi ha responsabilità di governo in senso lato dovrebbe esercitarla. Secondo lei sarà determinante il voto degli italiani all'estero? In passato si sono verificati delle denunce di brogli per quanto riguarda questo tipo di voto? Questo c'è un problema, certamente. Io mi ricordo, io sono stato tanti anni in Parlamento, nella prima commissione, quella affari costituzionali di cui io ero componente, si è molto discusso questo tema e la preoccupazione era esattamente quella della genuinità del voto. Non è che si metteva in discussione il fatto che gli italiani all'estero dovessero poter votare. C'erano due fatti: l'effettiva informazione, perché chi si trova fuori dal paese come viene informato, e secondo, la genuinità del voto. Questo è un problema sempre aperto. Secondo lei saranno però determinanti questi voti? 4 milioni di voti, una fetta importante. È importante, possono essere determinanti, certo. Il voto degli italiani all'estero è a rischio broglio molto più del voto perché per motivi tecnici è facile, e perché ci sono molte astensioni, molte schede bianche che si collaborano, diciamo, nel percorso da... E quindi lì bisognerà vigilare, perché credo che il risultato del voto degli italiani all'estero, che tra l'altro è spesso un risultato interessante, in questo caso sarà decisamente, può essere davvero decisivo, sono molti tra l'altro. La lettera di Renzi è stata una violazione? Sì, a parte che è una violazione come tante altre, anche la spia della paura che gli italiani all'estero votino massicciamente per il no. Ci si chiede quale potrebbe essere l'effetto Trump sul referendum costituzionale italiano. È possibile che su un elettorato più moderato come quello italiano, chi in questo momento è indeciso sul voto sia spinto in qualche modo a dare un voto a favore del governo e di Renzi, quindi il sì, per evitare che arrivi un Trump in Italia? Questa paura, secondo lei, è concreta oppure no? Beh, è evidente che Renzi e i suoi fan, tra cui vedo che ci sono ormai nuovi adepti tipo Eugenio Scalfari in questi ultimi giorni, batteranno su questo tasto. Ma questa manifestazione che facciamo oggi con personalità come Zagrebelsky, Rodotà, Lorenza Carlassare, Monio Vadia e tanti altri, indicano chiaramente che qui, semmai, se vogliamo fare un parallelo con gli Stati Uniti, c'è il no che sperava in Sanders. È una comoda propaganda quella che fa Renzi, di presentarsi lui come il nuovo e il no come il vecchio. Il no è l'unica speranza di futuro, perché non dice no alle riforme, dice no a queste controriforme e dice sì alla realizzazione della Costituzione, che, come disse già negli anni 50 Calamandrei, sarebbe l'unica vera grande riforma di cui l'Italia ha bisogno: realizzare la Costituzione.